Mi chiamo Sara Furioli, ho 25 anni e io sono di Napoli. Lì ho iniziato il mio percorso accademico. Mi sono iscritta a ingegneria dell'automazione alla Federico II di Napoli. E poi mi sono iscritta invece alla magistrale qui al Politecnico di Milano in Automation and Control Engineering, dove ho continuato con un dottorato che sto facendo adesso. E ho iniziato a febbraio e in particolare ho iniziato il dottorato con un gruppo di ricerca che si occupa di automotive e infatti qui siamo nel nostro laboratorio. Ci occupiamo di veicoli di ogni tipo e di controllo su veicoli di ogni tipo, quindi a partire da piccoli robottini a bici, scooter, moto, fino a veicoli più grandi come auto e trattori. In realtà questa scelta è stata motivata da... ho sempre avuto una passione per la matematica e volevo in particolare utilizzarla in campi applicativi e quindi ho scelto ingegneria e ingegneria dell'automazione mi sembrava molto promettente e interessante come settore, quindi ho optato per questa. No, per fortuna non ho avuto nessuno che abbia tentato di ostacolare questa scelta e sono sempre stata piuttosto libera nel prendere le mie decisioni. Mio padre è un ingegnere, quindi sicuramente è stato un esempio, però sì, è stata una decisione abbastanza libera. E sicuramente la laurea è stata molto impegnativa, però sì, in alcune fasi molto stimolante, in particolare da quando ho iniziato a lavorare alla tesi con il gruppo di ricerca con cui adesso lavoro. È stato molto interessante, molto bello e questo mi ha spinto a scegliere di continuare la carriera accademica e continuare a lavorare con questo gruppo di ricerca e quindi eccomi qui. Al momento non so ancora, non credo di continuare con carriera accademica, spero di poter continuare a lavorare nell'ambito di cui mi occupo, che è automazione per veicoli agricoli, ed è un campo che mi interessa molto e molto stimolante. Il lavoro per la mia tesi è stata la prima volta che ho potuto mettermi alla prova, cominciare a lavorare su qualcosa di pratico e vedere, come dire, gli effetti concreti del mio lavoro, della fatica e appunto anche vedere applicato. Ho iniziato dalla mia tesi a lavorare nell'ambito di appunto automazione per veicoli agricoli, quindi vedere effettivamente applicato su un trattore vero quello che poi avevo fatto a casa col mio lavoro è stato molto entusiasmante. La domanda è perché no, nel senso non c'è assolutamente nessun limite per una ragazza ad approcciarsi a questo tipo di materie, sono molto interessanti e non credo sia vero che siano ambiti prevalentemente rivolti a uomini, o meglio, forse adesso vengono ancora visti in questo modo, ma non vanno interpretati in questo modo e sono molto interessanti e per tutti, direi. Sicuramente, per fortuna, ho sempre avuto professori, colleghi molto incoraggianti e in alcun modo discriminanti, diciamo. Però sicuramente si sente il fatto che sia un ambito prevalentemente maschile, cioè ci sono dei momenti in cui si sente un po' forse sotto una lente di ingrandimento, un po' visti al microscopio, ma però è un percorso che ci sta portando piano piano verso una situazione in cui ci sarà un numero uguale di uomini e donne iscritti a ingegneria e spero succeda presto. Ma sicuramente iniziative come questa di orientamento nelle scuole, secondo me il liceo e le scuole in generale sono la fase più pregnante in cui è efficace agire. Io penso di essere stata fortunata perché ho sempre avuto insegnanti di matematica, di fisica molto brave che mi hanno sempre, non si sono rassegnate alla cosa che la matematica non è per ragazze e quindi cosa che invece a volte succede ed è questo che è un po', allontana un po' le ragazze e lascia, come dire, non le fa impegnare abbastanza in campi come questi.
competizione c'è sicuramente ed è tanta, però ho l'impressione che poi rispetto ad altri settori l'ingegneria è più un settore in cui nel momento in cui si inizia a lavorare c'è tanta collaborazione, anche qui nel gruppo non si sente minimamente la competizione né tra di noi né con altri gruppi di ricerca, c'è molta collaborazione, lavoro comune, passaggio di idee, scambi di opinioni, quindi anche quando non si lavora propriamente insieme c'è tanta cooperazione tra di noi. Sì, ora come ora mi sono sempre sentita un po' più, come dire, mi sono sentita di dover combattere un pochino in più rispetto ai miei colleghi uomini e questo mi ha dato un po' di grinta in più, di forza in più, anche un po' di orgoglio di sentirmi, ma anche meno di non aver fatto una scelta completamente scontata o sì, magari di avere la vita un pochino meno facile, però questo è sicuramente stimolante. Care studentesse, grazie di aver guardato questo video e vi consiglio di iscrivervi a ingegneria. Ingegneria dell'automazione è un settore molto interessante e dobbiamo farci valere in questo campo, quindi venite.